un'edizione della festa di San Calogero che gli agrigentini non dimenticheranno facilmente. I cortei accanto alle case fatiscenti del centro storico, la statua del santo distrutta nei giorni scorsi da un immigrato, nel giorno conclusivo dei festeggiamenti la processione al buio. Gli archi di luce che addobbano e illuminano le strade erano spenti e non si è trattato di un guasto, ha confermato il sindaco Marco Zambuto, qualcuno ha tranciato i cavi. Il sindaco ha presentato denuncia, non si era mai verificato che la festa venisse macchiata da episodi simili. Il rettore del santuario, Don Angelo Chilura, prima dei fuochi d'artificio finali ha tuonato: vogliono intimidirci, ma non ci riusciranno. Domenica scorsa il vescovo Monsignor Francesco Montenegro aveva lanciato un monito contro i criminali che si nascondono tra i fedeli e partecipano alle processioni. Intanto alcuni devoti sono al lavoro per ricostruire la statua custodita nel santuario, distrutta da un extracomunitario ubriaco. L'immigrato è stato portato in carcere. La festa si è conclusa così. Gli agrigentini hanno affidato a San Calogero il loro centro storico. Intanto si aspettano i finanziamenti per mettere in sicurezza le case a rischio.